Cocinza, la stampa per questo post gara è finita da pochi istanti, gara 2 della finale playoff del tabellone argento del campionato di Serie A2. Il punteggio finale 67-53 premia come nella prima partita la Givova Scafati, che si porta così 2-0 nella serie. Coach, cos'è che non ha funzionato nei tuoi, coach Sodini ovviamente, il coach di Cantù, cos'è che non ha funzionato oggi nella tua squadra? Allora, prima di dire questo voglio dire una cosa, quella che mi preme di più, giù le mani dei miei ragazzi. Quello che non sono riusciti a fare in queste due partite, non sono certo non riusciti a farlo per mancanza di impegno, per mancanza di professionalità, per mancanza di preparazione alle partite. Questo lo dico adesso, li alleno da un anno, sono persone eccezionali, se no non sarebbero in finale con una squadra eccezionale come è stata Scafati. Ok, questo lo dico subito a scanso di equivoci. Dopodiché l'energia che ha messo in campo Scafati in una partita giocata, permettetemi, un po', quasi al limite della praticabilità del campo. Noi abbiamo avuto Luca che a un certo punto, Vitali, ha chiesto di non rientrare perché aveva paura di farsi male, dato che si era già fatto male, altrimenti l'avrei rimesso in campo. Ma indipendentemente da questo, l'energia che ha messo in campo Scafati è stata un'energia troppo grande e noi non siamo stati minimamente capaci, specialmente nel primo tempo, ma anche nel secondo, di essere performanti ai limiti della normalità di una squadra professionistica di Serie A. Basta guardare le percentuali che sono migliorate nel secondo tempo, perché nel primo avevamo il 16% da tre punti, il 16% ai liberi e tiravamo col 30% da due, avendo sbagliato moltissimi tiri vicino al ferro, moltissimi tiri. Palloni che erano entrati e usciti, quello avrebbe ridotto lo scarto, che in quel momento era di 12 punti, probabilmente a una partita diversa. Ma l'energia che ha prodotto per tutti i 40 minuti Scafati è stata nettamente superiore alla nostra. E non è stata nettamente superiore per incapacità da parte nostra, ma per bravura da parte loro. Per bravura da parte loro, anche con la lucidità di provare a rintuzzare le poche volte in cui noi abbiamo fatto due canestri di fila e due buone difese. Poi, morfologicamente parlando, ci sono delle situazioni in cui il campo sdrucciolevole favorisce quelli un pochino più piccolini, tant'è vero che dei nostri quello che funzionava meglio era Zach Bryant anche nella prima partita, mentre fa più fatica il Bucarelli di turno. Però quello che voglio dire è che certamente siamo con le spalle al muro, nessuno può dire qualcosa di diverso, ma non siamo ancora morti. Scafati deve vincere un'altra partita. Noi quello che faremo è provare in ogni modo possibile di allungare la serie e di meritarci di tornare qui, dove l'atmosfera è stata meravigliosa, è stata bellissima, però adesso ci sono due partite a Cantù, a Desio. Io spero che venga tanta gente, spero che ci sia la stessa atmosfera che c'è stata qua, che ci sia una spinta da parte nostra. Capisco i tifosi che sono dispiaciuti, capisco assolutamente tutti quanti, però noi è dal 10 d'agosto che ci rompiamo, scusatemi, il deretano per cercare di essere qua giù, ci siamo e certamente non molleremo niente. Quello che non siamo capaci di fare, non siamo capaci di fare perché gli altri sono stati più bravi, che qualche volta succede. Ok? Oggi, francamente, se non si fa mai canestro a pallacanestro è difficile vincere, perché l'ultima partita abbiamo preso 89 da Scafati, oggi ne abbiamo presi 67. Se ci mettete che gli ultimi due canestri di Rossato da 147 metri, sì, li fa, però è a partita finita, li abbiamo tenuti a 60. Offensivamente parlando non possiamo pensare che possiamo vincere una partita già segnando 53, però questo non vuol dire che non faremo di tutto per invertire un trend, una tendenza, cercare di farci forti del nostro fattore campo, come Scafati è stata forte del proprio fattore campo, che è stato assolutamente condizionante rispetto alla partita, e faremo del nostro meglio. Se avete domande sono a vostra disposizione. Coach, tra gara 1 e gara 2 ci sono grandissime differenze, innanzitutto il punteggio, ma anche le percentuali di tiro, che non sono state certo quelle, sono tutte gli Scafati della prima gara. E poi soprattutto il trend che si è invertito nei rimbalzi, perché se la tua squadra aveva dato qualcosa in più nei rimbalzi in gara 1, invece in gara 2 è venuta meno. È solo una questione legata a quell'intensità di cui parlavo prima o c'è dell'altro? Beh, in realtà nel primo tempo quello che è successo è che i rimbalzi difensivi a disposizione di Scafati erano molti di più di quelli che non fossero quelli per Cantù, perché quando si sbaglia sempre chiaramente ci sono tutti i rimbalzi disponibili, quindi c'era una disparità da questo punto di vista. Nella prima partita siamo stati più bravi a giocare anche fisicamente, per provare a rientrare ho deciso a un certo punto di giocare con quintetto piccolo in cui giocava da 5 Nikolic insieme a Daros, giocando anche le zone, quindi provocando dei disaccoppiamenti che possono
anche far prendere uno, due, tre rimbalzi in più alla squadra avversaria. Sinceramente qui penso che la differenza sia stata proprio di percentuali schiette. Nel primo tempo noi sbagliavamo sempre e fra l'altro sbaglievamo tiri da posizioni talmente vicine al canestro in cui è inipotizzabile che ci sia un rimbalzo lungo, un rimbalzo che scappi al difensore accoppiato uomo contro uomo, perché se la palla sbaglia, io che sto tirando vado giù ancora mentre l'altro può salire per prendere il pallone. Però credo che sarà una chiave come tutto il resto. Noi l'unica voce statistica che abbiamo mantenuto migliore di loro è stata nelle palle perse, che abbiamo sempre perso meno palloni di loro, però è altrettanto vero che continuano a essere molto bravi a non farci circolare la palla, per cui noi non produciamo tiri se non da situazioni di blocco sulla palla. Siamo stati poco bravi anche a sfruttare i mismatch a favore di post basso nel primo tempo, poi abbiamo smesso di giocarli, però sostanzialmente questa partita è una partita che noi avremmo voluto giocare così in termini di intensità difensiva, ma non siamo riusciti a produrre in attacco quello che sarebbe stato sufficiente per impensierire Scafati. Cercheremo di farlo sicuramente dalla prossima partita. Intanto noi non abbiamo per caratteristica il fatto di giocare spesso contro la difesa schierata, perché questa serie sta facendo vedere, noi siamo stati, come Scafati è stata per il girone rosso, per moltissimo tempo la squadra che produceva più punti nel girone verde, e siamo una squadra nata come squadra di transizione. Questa è la prima cosa, quindi non era una scelta, francamente c'era una difficoltà da parte dei ragazzi di prendere il via perché ci volavano tutti, quindi noi abbiamo giocato all'inizio schierato un pochino di più, non abbiamo forzato o cambiato modo di giocare nel momento in cui c'è stato il primo gap, abbiamo fatto delle forzature, mi viene in mente un tiro di Stefan che non c'entrava niente, un paio di uno contro uno di Matteo Alferro che ha sbagliato e abbiamo preso un parziale che qua non possiamo permetterci di prendere, perché una volta che Scafati prende entusiasmo e va avanti di 8-10 punti, poi riprenderla è un macello, perché loro hanno tantissimi giocatori che possono produrre. Siamo stati anche bravi a contenerli. È che ragazzi, le percentuali di tiro sono state anche in giocatori che sono grandi realizzatori sempre molto molto basse, per cui è difficile riavvicinarsi se a un certo punto non c'è uno strappo. Bastano due canestri qualche volta. Quando ha fatto il primo canestro del terzo quarto Allen, ho detto ma quasi quasi, e invece poi abbiamo ricominciato a sparare a salve, ma anche tiri aperti. Non è facile costruirsi tiri, però così, con queste percentuali qua, è difficile e lavoreremo per cercare di ripulire un pochino e di avere percentuali migliori. Chiaramente il fattore campo credo che aiuterà. Giovanni Bocciro per Salerno Today. Coach, nonostante le percentuali pessime, e nonostante a un certo punto il vostro linguaggio del corpo non era proprio bene audurante, 3 minuti dalla fine, tripla meno 10, cioè stavate ancora lì. Abbiamo sbagliato la tripla del meno 7, veramente. È vero che l'abbiamo tirata con il 5, però è un tiro che Jordan può mettere. Ma noi non vogliamo mollare mai, non ce l'abbiamo nel nostro carattere. Dovete pensare che le condizioni di tutte le squadre che hanno fatto una stagione lunghissima sono anche legate a quella che è l'energia che si può mettere sul parquet. Le partite sono state partite spesso condizionate da quello che a livello proprio energetico i giocatori riuscivano a dare in termini di produzione del proprio talento individuale. Cioè quello che sta succedendo è che si abbassano le percentuali di giocatori che non hanno mai avuto quelle percentuali lì. Noi per esempio siamo stati, per fino ai playoff compresi, la prima squadra per percentuale ai tiri liberi, di tutte quante. E adesso no, facciamo una fatica incredibile. Oggi abbiamo tirato col 44%, che vincere in trasferta segnando il 44% dei liberi, perché nel primo tempo noi eravamo sotto 12, ma avevamo già fatto 1 su 6 ai tiri liberi, quindi sono 5 punti, 1 su 6 da 3 punti, basta averne fatta un'altra, ecco fatto che la partita è pari. Noi dobbiamo oggi cercare di stringerci gli uni agli altri, mettere insieme una partita che possa essere importante dal punto di vista sia energetico che mentale, per cercare di allungare la serie. Questo è quello che credo che dobbiamo fare.